Nelle sedute finali dell'anno il Consiglio regionale ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione fino al 31 marzo 2016 e il bilancio di previsione 2016-2018 dell'Assemblea. Continua il trend di risparmio di Palazzo Lascaris con un'ulteriore riduzione sul 2016 di 3 milioni di euro. L'Assemblea ha approvato il provvedimento della Giunta che elimina parzialmente l'esenzione della tassa automobilistica sui veicoli ecologici, introducendo il pagamento dopo 5 anni dall'immatricolazione e in misura ridotta tra il 20 e il 25% a partire dall'aprile del 2016. Dure critiche delle opposizioni, il centrodestra ha abbandonato l'aula, il Movimento 5 Stelle ha votato contro. In occasione delle festività e per il contenimento della spesa, tutti gli uffici di Palazzo Lascaris sono chiusi lunedì 4 e martedì 5 gennaio. Giovedì 7, Urpe e Biblioteca sono aperti al pubblico dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Attivi e aggiornati il sito internet www.cr.piemonte.it e i canali social. Prosegue fino al 15 gennaio nella Biblioteca della Regione di Via Confienza 14 a Torino la mostra di presepi Anche qui è nato Gesù. In esposizione una cinquantina di natività provenienti da tutto il mondo. È uscito il numero 4 del 2015 di Notizie, magazine della Regione Piemonte. Tra i temi l'accoglienza dei profughi, l'impegno quotidiano della polizia locale, le scuole di montagna, l'industria aerospaziale e l'eredità olimpica. Notizie è consultabile anche attraverso l'app e su Medium. Premiato a Palazzo Lascaris Andrea Scarpa, il pugile 28enne da poco campione intercontinentale International Boxing Federation, IBF, dei pesi superleggeri. Scarpa ha conquistato la cintura lo scorso 28 novembre sul ring del Palasport Le Cupole di Torino. Il rapporto tra animali e bambini è al centro della mostra fotografica Ammirando insieme la vita, promossa dal Consiglio regionale con l'Ente Protezione Animali, EMPA, e l'Organizzazione Protezione Animali, OIPA, e allestita all'URP di Via Arsenale a Torino fino al 26 gennaio.